Ciao, buongiorno, ben ritrovati, come state? Noi siamo sempre qui, non scappiamo, non andiamo via e siamo qui per vedere un po' che cosa ci siamo raccontati nella nostra mattinata del martedì. E devo dire che l'argomento, insomma, era interessante anche perché l'avevamo lanciato il martedì precedente ed era legato ai miti, alle leggende, dei popoli che hanno abitato le nostre zone. E come sempre, insomma, quando si parla di miti, a me vengono in mente subito i miti greci. Ecco che io allora da casa avevo portato anche questi libri, Circe, poi la canzone di Achille, o ancora, vabbè, in questo caso le figlie di Sparta. È stato interessante perché molti di voi hanno iniziato a raccontarmi i miti legati alla propria terra, no? Abbiamo viaggiato sia in Italia, abbiamo parlato di Scille e Carinzi, abbiamo parlato di Circe, Sibilla e dei Monti Sibillini, ma abbiamo parlato anche di luoghi vicino a Milano, vicino anche ai Navigli, dove appunto c'erano anche delle storie legate al 1800. Qualcuno poi ha lanciato così i miti oltralpe, come uso dire io. Siamo andati ad esempio in Inghilterra, si parlava del mito di Loch Ness, ma in realtà si è parlato anche di quelli che erano i due miti che hanno creato le Giant's Causeway in Irlanda, nell'Irlanda del Nord, tra l'altro posto bellissimo. Per non dimenticare che cosa? Beh, sicuramente non ci siamo dimenticati degli indiani d'America, dei nativi degli indiani d'America. Lì, insomma, abbiamo fatto anche un po' una nostra discussione in merito ed è stato solo uno dei tanti, perché poi, ad esempio, in Australia si è parlato dell'uomo piumato, che in qualche modo incuteva il timore in Dio. E quindi, insomma, abbiamo avuto modo anche un po' di veramente viaggiare con i miti e le leggende all'interno di quello che è il nostro continente. Continente non solo, grazie naturalmente a voi e al fatto di esservi messi così a raccontare anche quelle che erano le vostre leggende, le leggende dei luoghi o quelle che più vi hanno appassionato nel corso degli anni degli studi scolastici della storia. È stato lanciato lì anche qualche libro, come ad esempio uno di De Crescenzo sulla mitologia greca, oppure sul Simposio di Platone, insomma, e qualche altro libro. Devo chiedere scusa a chi mi ha richiesto effettivamente delle canzoni, non ho fatto in tempo a mettervele, ma insomma me le segno per la prossima settimana e comunque insomma cercheremo mano a mano comunque di passarle, anche perché è piacevole oltre a raccontarle anche a sentire effettivamente delle canzoni che vi stanno anche a cuore e che avreste piacere di ascoltare, anche perché insomma siamo in radio, la trasmissione radiofonica e ben ci sta. Quindi mi scusa ancora, ma me le sono segnate e la prossima settimana insomma troverò il modo di farvele ascoltare. Di che cosa parleremo la prossima settimana? Beh, abbandoniamo un po' i miti e le leggende e visto che in chiusura si era passati un po' a non essere troppo ottimisti, vabbè, sia legato ai miti e alle leggende, quindi ai nativi americani e al loro modo di vedere anche il futuro, il presente e il passato, abbiamo detto, ma perché non parlare, insomma, di quello che è il sale della vita, di quello che ci fa stare bene, di quello che ci fa sorridere, no? E quindi parlare di ottimismo. Per cui parleremo di tutto questo e parleremo anche di che cosa vi rende ottimisti, di che cosa vi piace, vi fa stare bene. Questo naturalmente martedì prossimo. Per il resto, come sempre, mi potete trovare anche su Patreon, Simona Non Solo Radio, scrivermi a imhlibro.it, dove tra l'altro aspetto le storie dei miti che mi avete raccontato, per poi poterle leggere e raccontare in un secondo momento che rimanga lì a memoria di quello che ci siamo detto. Per cui aspetto anche appunto le vostre storie di miti e leggende e qualche foto che non fa male legata proprio ai luoghi. Va bene? Nel frattempo è tutto, come sempre grazie, vi auguro una buona settimana e vi mando un grande bacio. Ciao, vi aspetto.